Ciao amici, benvenuti in Cucina con Mauro. Oggi vedremo come preparare la pasta per fare bignè. Gli ingredienti sono molto semplici, sono 150 g di acqua, che adesso mettiamo dentro al pentolino, tutto assieme, 150 g di burro, che andiamo a mettere tutto assieme. Iniziamo a accendere il fornello, ed infine 150 g di farina. Andiamo a far sciogliere tutto il burro. Ecco che l'acqua ha preso ebollizione col burro. Andiamo a mettere tutta la farina. Tutto in un botto. Andiamo a mescolare. Finché non diventa una palla unica e asciutta. Probabilmente dovrei lasciare una patina sotto il pentolino, che vuol dire che è pronta. Ecco che la nostra polenta, diciamo così, che si chiama, è pronta. Adesso facciamo raffreddare un paio di minuti e poi iniziamo a mettere le uova. Uova più o meno circa 3/4. Poi vedete voi se come vi rimane, se è molto liquido o meno liquido. Adesso iniziamo a prendere un uovo alla volta e lo mettiamo dentro. Finché non è stato assorbito, non ne mettiamo un altro. Facciamo così via per tutti. Ecco che la nostra pasta è pronta. Adesso ho preso una teglia da forno con del tovagliato in silicone, microforato, però va bene ugualmente la carta da forno. Ho preso una sac à poche, adesso andiamo a mettere dentro tutto il composto, che forse è la cosa migliore per me, perché non sono capace di fare queste cose qua. E prendiamo la teglia. Andiamo a fare i nostri bignè. Siamo un po' distanti. Come dopo crescono. Ecco qua i nostri bignè, ho fatto un po' di forme diverse, andiamo a infornare a 170 gradi per 35 minuti. Okay. Allora iniziamo ad andare a farcire i nostri bignè, eccoli qua, belli, leggeri. Facciamo con coltello una croce qua, prendiamo il nostro sac à poche, è bello pieno, andiamo giù. Andiamo dentro con la punta. Ok. Ed è pronto. Andiamo a farcire tutti gli altri. Eccoli qua. Prendiamone uno, questo qua. Sì. Mettiamo anche una parte. Facciamo prova dell'assaggio e della veduta. Vediamo metà.
Eccolo qua, bellissimo. Andiamo a assaggiarlo. Che buono. Very good.